In cuor mio sono contento di poter tornare al club di letteratura. Questa è una sorpresa, effettivamente. Tutti i personaggi del gioco sono maggiorenni e questa è una cosa molto importante. Questo gioco non è adatto ai bambini né alle persone facilmente impressionabili. Questo gioco può non rappresentare un'esperienza sicura per chi soffre di ansia o depressione. Vuoi leggere le avvertenze dettagliate sui contenuti che contengono rivelazioni sulla trama? In alternativa, puoi attivare in qualsiasi momento gli avvisi interni al gioco dal menu delle impostazioni. No, grazie. Giocando a Doki Doki Literature Club, confermi di aver consultato la classificazione del gioco della tua regione e acconsenti alla visione di contenuti disturbanti. Che palle, sì! Oh, che belle che sono! Doki Doki! Oh, che bello che è rivederle. Hi people of YouTube, welcome to a new episode of Doki Doki Literature Club. Plus, a parte gli scherzi, benvenuti in questa prima puntata. Sai qual è l'unico problema di registrare adesso Doki Doki? È che non ho più la sorpresa. A parte i contenuti extra che appunto non conosco nulla, questa storia per me non ha grandi sorprese. È bella perché è bellissima, ma voglio arrivare già ai contenuti, non vedo l'ora. Che tra l'altro, cosa succede se facciamo esci? Vuoi uscire? Al desktop. Premi il tasto help. No, dai, ti prego. Ma cos'è? Che com'è il computer degli anni 80, ti prego. 8 mega di RAM, ma dai. Però questa roba è fighissima. Partiamo già da questo presupposto. Già questa roba qui. Mamma mia. Sì, ok. La connessione però un po' più veloce, su. Accedi. Bello. Ovviamente la prima preoccupazione è, pensi, come gestiscono il gioco che è Doki Doki su una console? Ecco come lo gestiscono. Abbiamo le immagini. Bello. Posso impostarli come sfondo veramente. Te, impostala. E ne abbiamo un sacco di altre, ovviamente, ancora bloccate. Musica invece. Che belle. Questa non l'ho mai sentita. Questa è nuova. Bella. No, non me la voglio spoilerare. Basta, basta. Basta. Belle per. Ma fermati. Dati raccolti 0%, ovviamente. Abbiamo anche la posta. Nessun messaggio. Storie secondarie. Ecco, le storie secondarie, episodi, amicizia non legate agli eventi del gioco principale. Per sbloccare tutte le storie secondarie, prova a scrivere poesie per i diversi personaggi DLC, di DLC e guardare le loro scene speciali. Questo quindi ti spinge a salvare sempre e scrivere le poesie un po' per tutti. E i file? Personaggi, Monica. Allora, so che non dovrei farlo, perché lo so che non dovrei farlo. Sono tentato di. Vorrei non farlo subito. Ma io posso eliminare. Ma scusami. Oh, ti prego. Ma questo è cheat, è tantissimo cheat. Cosa succede se li elimino? Impossibile, ok. Impossibile. Impossibile, ovviamente. Qua ci sono i salvataggi. Richiesto autorizzazioni elevate per eseguire questa azione. Non abbiamo l'autorizzazione. Probabilmente per fare questa azione, a parte che lei è l'unica che ha più kilobyte di tutti gli altri, per fare questa azione devi finire il gioco almeno una volta per avere le autorizzazioni. Bello, mi piace che. Scusa un attimo. Ok, il reset probabilmente ti azzera tutti i progressi di gioco. Mi chiedo se questo sfondo cambierà più avanti. Comunque. Che bello che c'è anche l'icona di caricamento. Questo gioco non è adatto ai bambini né alle persone facilmente impressionabili, ovviamente. Nuova partita. Inserisci il tuo nome, Geco. Tan 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 tan.
Sai che a livello di qualità è meraviglioso, veramente. Ciao! Vedo in lontananza una ragazza irritante che corre verso di me, agitando in aria le braccia come se non si rendesse conto di attirare l'attenzione. Oh, che carina Sayori. Giusto per sapere, come faccio ad andare sulle impostazioni? Ah, ok, col più. È Sayori, mia vicina di casa e buona amica fin dall'infanzia. Il tipo di amicizia che oggi non stringerei mai, ma che prosegue perché vi si conosce da una vita. Andavamo a scuola insieme in giorni come questi, ma al liceo ha iniziato a svegliarsi sempre più tardi e mi sono stufato di aspettare. Poverina. Ma se deve inseguirmi così, mi viene quasi voglia di scappare. Alla fine però tiro un sospiro e resto davanti alle strisce pedonali, lasciando che Sayori mi raggiunga. Ah, mi sono di nuovo svegliata tardi. Stavolta ti ho raggiunta però. Già, ma solo perché ho deciso di fermarmi ad aspettare. Lo dici come se avessi pensato ad ignorarmi. Sei cattivo, Geco. Beh, se la gente ti guarda male perché ti comporti in modo strano, non voglio far credere che stiamo assieme. Va bene, però è vero che mi hai aspettato. Non riesci a essere cattivo nemmeno se ti sforzi. Sì, sì, hai ragione tu, Sayori. Vorrei fare una comparazione fra la traduzione ufficiale e la traduzione amatoriale che avevano fatto anni fa, ma sinceramente non ne ho neanche voglia perché hanno fatto un ottimo lavoro entrambi. Attraversiamo la strada assieme e ci dirigiamo verso la scuola. Man mano che ci avviciniamo, la strada si affolla di studenti nel loro tragitto quotidiano. A proposito, Geco, hai poi deciso a che club iscriverti? Un club? Te l'ho già detto, non mi interessa molto entrare in un club. E non ne ho neanche cercato uno. Ma non è vero. Mi avevi detto che quest'anno ti saresti iscritto in un club. Davvero? Forse l'ho fatto, in una delle tante conversazioni in cui mi limito ad assecondarla distrattamente. Sayori si preoccupa un po' troppo per me, che invece sono perfettamente soddisfatto di come passo il mio tempo libero, giocando ai videogiochi e guardando anime, quello che facevo io a scuola. Sì, sì, te l'ho detto che mi preoccupi. Di questo passo arriverai all'università senza saper socializzare né fare granché. Lo sai che ci tengo tantissimo alla tua felicità. Porca troia, quanto fa male rileggere tutto ciò. E so anche che adesso sei contento, ma ci starei troppo male se ti vedessi diventare un hikikomori fra qualche anno solo perché ti sei abituato al mondo reale. Non sei. Ti fidi di me, giusto? Non farmi stare in pensiero. Va bene, darò un'occhiata a qualche club se ti fa piacere. Però non ti prometto nulla. Mi prometti che almeno ci proverai un pochino? Sì, questo penso di potertelo promettere. Sì! Perché mi lascio sempre rimproverare da una svampita simile? E soprattutto, perché gliele do tutte vinte? Guardala! Come puoi non dargliela vinta, pezzo di merda? Come puoi dire di no a quelle guanciottine? Forse perché è sempre in pensiero per me e voglio rassicurarla, anche se ingigantisce ogni cosa. Lo so. La giornata a scuola è uguale a tutte le altre e finisce in men che non si dica. Dopo aver raccolto le mie cose, fisso la parete con aria assente, cercando un briciolo di motivazione. I club. Sayori vuole che dia un'occhiata a un po' di club. Pare proprio che dovrò cominciare dal club di anime. Pronto? C'è nessuno? Sayori? Sayori deve essere entrata in classe mentre io fissavo il vuoto. Mi guardo intorno e mi accorgo di essere l'ultimo rimasto. Pensavo di incontrarti all'uscita, ma ti ho visto seduto fermo qui e sono entrata. Certo che a volte sei anche peggio di me, sono sorpresa. Non devi aspettarmi se rischi di fare tardi al tuo club. Beh, ho pensato che forse ti serviva un incoraggiamento, perciò ho pensato che, ecco... Hai pensato cosa? Beh, che magari potresti venire al mio club. Sayori. Sì? Non verrò mai al tuo club. Ma sei cattivissimo. Sayori è vicepresidentessa del club letterario, club di letteratura. Non mi ero nemmeno mai accorto che le interessasse la letteratura. In realtà sono sicuro al 99% che le piacesse l'idea di aiutare a fondare un nuovo club. E come primo membro del club dopo la fondatrice ha ricevuto il titolo di vicepresidentessa. Che crudeltà immane. A parte questo, il mio interesse per la letteratura è sicuramente anche minore del suo. Già, io andrò al club degli anime. Dai, per favore. Perché ti importa tanto? Me lo vuoi dire? Beh, diciamo che praticamente ieri ho detto al mio club che avrei portato un nuovo membro e Natsuki ha preparato i cupcake. Non fare promesse se non puoi mantenerle. Non so davvero se Sayori è così svampita o talmente astuta da aver previsto tutto. Tiro un lungo sospiro. E va bene, passerò per prendere un cupcake, ok? Sì, andiamo! Stringe il cuore.
E così oggi è il giorno in cui ho venduto la mia anima per un cupcake. Oh, Cristo. Abbattuto, seguo Sayori per la scuola fino al piano superiore, una sezione in cui vado raramente. Sayori, piena di energia, apre la porta dell'aula. Ragazze, il nuovo membro è qui! Ti ho già detto di non chiamarmi nuovo membro. Eh? Getto uno sguardo all'aula. Piacere di conoscerti, benvenuto al club letterario. Club di letteratura, non club letterario! Sayori ci parla sempre bene di te. Hai portato un ragazzo, ma sul serio? Beh, grazie per aver rovinato l'atmosfera. Ah, Geko, che bella sorpresa! Benvenuto al club! Oh, sono senza parole. Questo club è pieno di bellissime ragazze! Fa male all'anima tutto ciò. Cosa stai guardando? Se vuoi dire qualcosa, fallo. Scusate, Natsuki. Non riconosco la ragazza dall'aria seccata, che a quanto pare si chiama Natsuki. È molto minuta, sembra del primo anno, però in teoria è maggiorenne, quindi avrà almeno 18 anni, il che ti fa chiedere quanti anni abbiano le altre. E stando a Sayori, ha preparato lei il cupcake. Quando fa le bizze così, ignorala pure. Sayori mi bisbiglia queste parole nell'orecchio, poi si volta verso le altre. Veniamo a noi, lei è Natsuki, sempre piena di energia, e lei è Yuri, la cervellona del club. Non dire queste cose. Yuri, che sembra più grande, è come intimorita dall'energia di Sayori e Natsuki. Ah, beh, piacere di conoscere entrambe. E se ho capito bene, conosci già Monica, giusto? Esatto, è bello rivederti, Geko. Monica sorride con dolcezza. Oh. Ci conosciamo già, non abbiamo parlato spesso, ma frequentavamo la stessa classe dell'anno scorso. Monica era probabilmente la ragazza più popolare della classe, intelligente, bella ed atletica. Se non ricordo male, però, in teoria lei è più grande di noi e facevamo uno stesso club, una stessa classe di qualcosa nella traduzione prima, o magari mi sbaglio io. Insomma, totalmente al di fuori della mia portata. Perciò vederla sorridere con tanta sincerità mi fa sentire un po'... anche per me, Monica. Vieni a sederti qui, Geko. Ti abbiamo fatto spazio al tavolo, quindi puoi metterti vicino a me o a Monica. Vado a prendere i cupcake. Ehi, li ho fatti io, li vado a prendere io. Scusa, mi sono esaltata troppo. Allora, che ne dite se preparo anche un po' di tè? Le ragazze hanno disposto alcuni banchi a formare un tavolo. Come diceva Sayori, lo hanno allargato per lasciare uno spazio vicino a Monica e uno accanto a Sayori. Natsuki e Yuri vanno verso l'angolo dell'aula dove Natsuki prende un vassoio incartato e Yuri apre il ripostiglio. Sempre sentendomi in imbarazzo, mi siedo accanto a Sayori. Natsuki marcia orgogliosa verso il tavolo col vassoio in mano. Ok, siete pronte? Ta-da! Wow! Natsuki solleva la stagnola dal vassoio, svelando una dozzina di soffici cupcake bianchi decorati a mo' di gatti. Oh, i baffi sono creati con la glassa, mentre le orecchiette ha usato pezzetti di cioccolato. È proprio brava. Ma che carini! Non sapevo che fossi così brava coi dolci, Natsuki. Beh, che devo dirti? Prendine uno, forza! Sayori è la prima a servirsi, seguita da Monica, io sono il terzo. È delizioso! Sayori parla con la bocca piena ed è già riuscita a sporcarsi la faccia con la glassa. Piccolina. Io mi rigiro il cupcake tra le mani in cerca del punto migliore da cui mordere. Natsuki resta in silenzio. Noto che mi sta scrutando con la coda dell'occhio. Sta aspettando che io dia un morso. Alla fine mordo il cupcake. La glassa è dolce e molto gustosa. Mi domando se l'abbia fatta lei a mano. È veramente buono. Grazie, Natsuki. Perché mi ringrazi? Non li ho mica... Questa frase non mi è nuova. Fatti per te o che altro? Dai, cliché, santo Dio! In teoria avevo capito così, Sayori ha detto. Sì, può essere, ma non sono per te, nel senso proprio per te, idiota. Va bene, va bene. Piccolina. Ignoro la logica contorta di Natsuki e chiudo la conversazione. Yuri torna al tavolo con il servizio da tè. Posiziona attentamente una tazzina davanti a ciascuno prima di posare la teiera accanto al vassoio di cupcake. Tenete un servizio da tè completo in quest'aula. Non ti preoccupare, abbiamo il permesso del prof. Non è forse vero che una bella tazza di tè caldo aiuta a godersi un buon libro? Mi ricordo una scena di Markiplier che ha detto I don't trust you, Yuri. Certo che però è bello rivederlo perché è bello rivederlo, ma mi manca la magia di scoprire le cose che non conoscevo. È bellissimo però. Ah, credo di sì. Non farti intimorire, Yuri cerca soltanto di fare colpo. Ma non è... Offesa, Yuri distoglie lo sguardo. Dicevo sul serio, sai? Ti credo. Beh, non sarò il tipo da leggere sorseggiando una tazzina, ma il tè non mi spiace. Sono contenta.
Sollevata, Yuri abbozza un sorriso fra sé. Oh. Monica inarca un sopracciglio, poi mi sorride. Dimmi, cosa ti ha spinto a considerare il club letterario? Club di letteratura! Sì, lo so che la traduzione è anche club letterario, ma club di letteratura mi piace di più. Proprio la domanda che temevo. Credo sia meglio non dire a Monica che Sayori mi ha praticamente trascinato qui. Beh, non sono ancora entrato in nessun club e Sayori sembra trovarsi molto bene qui, perciò... Va tutto bene, non vergognarti. Ci impegneremo per farti sentire a tuo agio, ok? Come presidentessa del club letterario è mio dovere renderlo divertente ed entusiasmante per tutti. A dire il vero, mi domandavo... Come mai hai deciso di fondare un club tuo? Tutti i gruppi più importanti farebbero carte false per averti nei loro comitati direttivi. Anzi, l'anno scorso non eri organizzatrice del club di oratoria. Beh, che devo dirti? Sinceramente odio i giochi di potere dei club più grandi. Non si fa che discutere di fondi, pubblicità e preparativi per gli eventi. Preferisco di gran lunga prendere un'attività che amo davvero e farne qualcosa di speciale. E se posso incoraggiare gli altri a leggere, per me è davvero un sogno. Monica è davvero un capo fantastico. Anche Yuri annuisce in segno di approvazione. Allora mi sorprende che il club non abbia più membri. Deve essere difficile fondarne uno da zero. In un certo senso sì. Non sono in molti quelli interessati a impegnarsi per dare inizio a cose nuove. Soprattutto poi quando non sono particolarmente appariscenti, come nel caso della letteratura. È faticoso convincere degli studenti che è divertente e che vale la pena. Ma è per questo che gli eventi scolastici come il festival sono particolarmente importanti. Sono sicura che riusciremo a far crescere il club prima di diplomarci. Lo spero per te. Dico bene, gente. Già, faremo del nostro meglio. Puoi dirlo forte. Tutte concordano con entusiasmo. Oh, piccoline loro. Ragazze diverse tra loro, tutte interessate allo stesso obiettivo. Sayori forse no, però va bene. Monica deve aver sudato parecchio solo per trovare loro tre. Forse è per questo che sono tutte così entusiaste che un nuovo membro entri nel club. Ma non so ancora se riuscirò ad appassionarmi alla letteratura quanto loro. E dimmi, Jeko, cosa preferisci leggere? Beh, ecco... Col poco che ho letto in questi anni non ho una risposta convincente da dare, neanche io. Manga? Bisbiglio tra me, tra il serio e il faceto. La testa di Natsuki scatta all'improvviso. Sembra che voglia fare qualche commento, ma invece resta zitta. Non sembri un gran lettore, ed è vero, ragazza mia. Posso sempre rimediare. E non è vero, ragazzo mio. Ma che sto dicendo? Esatto. Ho parlato senza riflettere, vedendo il sorriso triste di Yuri. Oh. E tu invece, Yuri? Dunque, vediamo. Yuri fa scorrere il dito sul bordo della sua tazza. Così, i romanzi che preferisco in generale sono quelli che creano mondi fantastici, elaborati e pieni di dettagli. Sì, però intanto continuo a girare il dito sulla tazza. Nascondo un livello di creatività e maestria che mi lascia a bocca aperta. E raccontare una bella storia in modi così alieni è altrettanto sbalorditivo. Yuri continua, palesemente appassionata alle sue letture. Sembrava timida e riservata al mio arrivo, ma da come le brillano gli occhi adesso è chiaro che trova più conforto fra le pagine dei libri che tra le persone. Ovviamente. Comunque, sai, sono molte le cose che mi piacciono. Mi coinvolgono molto anche le storie con elementi psicologici profondi. Certo. Non trovi strabiliante il fatto che uno scrittore sappia sfruttare la tua mancanza di immaginazione per coglierti alla sprovvista? In ogni caso, ultimamente, leggo molte storie dell'orrore. Ah, una volta ho letto anche un libro dell'orrore. Una sola volta. Si chiamava Piccoli Brividi. Mi aggrappo disperatamente al pur minimo punto d'incontro. Altrimenti, tanto varrebbe che Yuri conversasse con un sasso. Quindi, sasso caro, questo è quello che ho letto questo mese. Davvero, non me lo sarei mai aspettata, Yuri. Una ragazza dolce come te. Posso capire, ma se una storia mi fa riflettere o mi trasporta in un altro mondo, non riesco a smettere di leggerla. L'orrore surreale riesce spesso a modificare il nostro modo di vedere il mondo, anche se solo per un breve periodo. Ah, odio le storie dell'orrore. Mi ricordo qua che c'era scritto horror e non orrore. Lo so perché avevo fatto un errore di letteratura e l'avevo salvato quel pezzo del video. Oh, perché? Beh, è solo che... Lo sguardo di Natsuki setta verso di me per un istante. Lascia stare. Vero, Natsuki, di solito a te piace scrivere cose graziose, giusto? Come? E cosa te lo fa pensare? Dopo l'ultima riunione del club hai dimenticato qui un pezzo di carta. Sembra che stessi lavorando a una poesia intitolata... Non dirlo! E ridammelo! Va bene, va bene. I tuoi cupcake, le tue poesie, è tutto grazioso come te.
Sayori scivola dietro a Natsuki e le mette le mani sulle spalle. Non sono graziosa! Scrivi poesie, Natsuki? Sì, a volte diciamo. Perché ti interessa? Credo sia una cosa notevole. Perché una volta o l'altra non ce le mostri? No. Natsuki distoglie lo sguardo. Non vi piacerebbero. Ah, non sei ancora sicura di te come scrittrice? Posso capire come si sente Natsuki. Per condividere qualcosa del genere serve ben più che la semplice sicurezza. La forma di scrittura più pura è quella che riflette noi stessi. Bisogna essere disposti ad aprirsi ai lettori e esporre i propri punti vulnerabili e rivelare ciò che giace nei più profondi recessi dell'animo. Anche tu scrivi, Yuri. Se condividessi alcune delle tue opere, potresti dare l'esempio e Natsuki si sentirebbe più sicura a mostrare le sue. Oh. Credo che per Yuri valga lo stesso. Oh, volevo leggere le vostre poesie. Per un po' rimaniamo tutti in silenzio. Ok, ho un'idea, gente. Oh no, sta per dire qualcosa di terribile. Lo credo anch'io. Natsuki e Yuri guardano Monica perplesse. E se quella non è una faccia di due persone perplesse, non so quale possa essere. Andiamo a casa e scriviamo tutti una poesia. Al nostro prossimo incontro le condividiamo con gli altri. Così siamo tutti allo stesso livello. Sì, facciamolo! E poi, ora che abbiamo un nuovo membro, credo che ci aiuterà a sentirci più a nostro agio l'uno con l'altro e a rafforzare i legami all'interno del club. Oh, giusto, Jaco. Monica mi rivolge un altro dei suoi irresistibili sorrisi. Aspetta, resta un problema. Quale? Ora che siamo tornati a parlare del mio ingresso nel club, esprimo senza mezzi termini il pensiero che mi è rimasto nella mente fino a questo momento. Non ho mai detto che sarei entrato nel club. È vero, Sayori mi ha convinto a passare di qui, ma non ho ancora preso nessuna decisione. Devo ancora dare un'occhiata ad altri club e... perdo il filo dei miei pensieri. Oh no! Ci guardano tutte male ora. Tutte e quattro le ragazze mi guardano demoralizzate. Ma... mi dispiace, credevo che... Jaco... Ragazze... Sono un pulcino indifeso davanti a queste ragazze. Come posso decidere lucidamente in questa situazione? Insomma, se scrive delle poesie è l'unico prezzo da pagare per stare ogni giorno con queste ragazze bellissime. Va bene, perfetto, ho deciso. Entrerò nel club letterario. Club di letteratura! Una a una le ragazze si illuminano il viso. Sì, sono così felice! Sayori mi cinge tra le braccia saltellando su e giù. Ma perché queste scene non le hanno disegnate, santo Dio? Ehi! Per un attimo mi è davvero spaventata. Mi sarei arrabbiata un sacco se fossi venuto qui solo per i cupcake. Allora è ufficiale, benvenuta al club letterario. Di letteratura! Ah, grazie direi. Ok gente, credo che a questo punto possiamo concludere la riunione di oggi e in modo decisamente positivo. Ricordate tutti il compito per stasera: scrivere una poesia da portare alla prossima riunione per condividerla con tutti. Monica guarda di nuovo verso di me. Jaco, sono impaziente di scoprire come ti esprimerai. Sì. Riuscirò veramente a fare colpo su Monica, la star della classe, con le mie mediocri doti di scrittore? Scopriamolo. Già, sento l'ansia montarmi in corpo. Intanto, le ragazze continuano a chiacchierare, mentre Yuri e Natsuki puliscono i resti della merenda. Ehi, Jaco, già che siamo qui, ti va di tornare a casa assieme? Giusto, io e Sayori non tornavamo più a casa insieme perché lei restava sempre a scuola nel pomeriggio per il club. Certo, non vedo perché no. Sì! Quanto mi stringe il cuore vedere Sayori. Usciamo dall'aula insieme e ci avviamo verso casa. Per tutto il tragitto la mia mente salta tra le quattro ragazze: Sayori, Natsuki, Yuri e Monica naturalmente. Chissà come sarà frequentare il club dopo le lezioni. Forse riuscirò ad avvicinarmi a una delle ragazze. Va bene, dovrò soltanto sfruttare la situazione meglio che posso. Poi sono sicuro che la fortuna mi assisterà. E credo che tutto comincerà da stasera, quando dovrò scrivere la poesia. Quindi signori, sono molto contento, sincero, di riportare Doki Doki perché è stata veramente un'emozione la prima volta e non vedo l'ora di scoprire cosa il gioco avrà in serbo per noi in questa nuova versione. Quindi io vi ringrazio tutti per avermi seguito come al solito se mi avete seguito. Se volete dirmi qualcosa sempre qua sotto, noi ci vediamo al prossimo poema. Ciao a tutti!